Le biciclette di un tempo, quelle che venivano utilizzate dai commercianti per spostarsi di paese in paese con i ferri del mestiere, offrendo i loro servigi a chi ne faceva richiesta, sono state le protagoniste di una serie di laboratori per i bambini dai 5 agli 11 anni, organizzati dall'associazione Orecchio Acerbo. La mostra di bici, dal titolo Quando si lavorava in bicicletta, è stata allestita dal comune di Pistoia nelle sale affrescate di Palazzo di Giano in occasione dei mondiali di ciclismo e conta diversi esemplari di biciclette d'epoca provenienti dalle collezioni di Ernesto Franchi, Mauro Grifoni e Floriano Musolesi. Per il primo appuntamento i bambini hanno lavorato sul mestiere dello stagnino che realizzava o rattoppava pentole di rame. Si avvicineranno un pochino all'uso del metallo e faranno un piccolo sbalzo su rame. Useranno semplicemente una spugna, una lamina d'alluminio anodizzato e una penna biro. Poi questo piccolo oggetto verrà invecchiato in modo da sembrare antico. Ecco, più o meno il laboratorio di oggi è questo. Come nasce l'idea di questi laboratori? Allora, l'idea di questi laboratori è nata appunto prendendo spunto dalla mostra sugli antichi mestieri e lo scopo di quel laboratorio di oggi è quello appunto di offrire ai bambini la possibilità di lavorare con il metallo, cioè in genere i bambini disegnano su carta, su cartone, ecco invece oggi avranno un materiale diverso per molti versi per loro sconosciuto ma estremamente interessante, estremamente creativo come il rame, quindi ecco si avvicineranno a questo materiale che è un po' legato come appunto è stato detto al mestiere dello stagnino che appunto riparava vecchi oggetti, vecchi utensili di rame che ne abbiamo portato appunto qualcuno per poter far vedere anche proprio in cosa consisteva il suo lavoro, insomma quello di mettere delle toppe e cercare di riutilizzare degli oggetti che altrimenti erano diventati inservibili, quindi ecco c'è anche questa valenza di riproporre a bambini anche un tema molto attuale come quello del riuso, del riciclo, che niente va buttato via ma tutto può rinascere a nuova vita. Quale sarà diciamo il prossimo appuntamento poi? Il prossimo appuntamento è quello di sabato, appunto sabato prossimo, e in questo caso invece il tema sarà la pescivendola.